È arrivato il momento di provare questa cordiera qui, un pochettino particolare. Sono super curioso di provare questa cordiera perché, prima cosa, non tutte le cordiere sono uguali. Seconda cosa, questa qua, che è formata da due cordiere, in pratica, piccoline, divise da questo spazio in mezzo, dicono serva per eliminare tutti quei buzz, tutti quei zzz fatti dalla cordiera e dalla pelle risonante quando andiamo a suonare altri pezzi della batteria, tipo i tom. Vi sarà capitato sicuramente di andare a suonare il tom e subito dopo che lo suonate sentite quel zzz fastidiosissimo dato dal rullante, dato dalla cordiera. Quindi dicono che questa cordiera splittata, si chiama splittata appunto perché è formata da due cordiere splittate, cioè divise. Quindi, detto questo, questa cordiera, questa doppia cordiera, in realtà da 8 fili l'una, dovrebbe aiutare per eliminare questo problema che tanto ci dà fastidio. Quindi oggi andiamo a provarla, poi vediamo, funziona, non funziona, serve per una cosa, serve per l'altra. Mi interessa fino a un certo punto perché io voglio capire proprio quali siano le differenze sonore tra questa cordiera qui e una cordiera normale come ho montata io sul mio rullante. Detto questo, comunque oggi farò in questo modo, andrò ad usare il mio Tama Starphonic in ciliegio che ormai conoscete molto bene. Andrò a mettergli due microfoni questa volta, sia il microfono sopra sia il microfono sotto, per poter prendere meglio la cordiera, e poi andrò a fare un po' di comparazioni tra questa cordiera qui normalissima, una cordiera normalissima da 20 fili, e questa cordiera qui, come vi ho detto, da 16 fili splittati, 8 più 8. Allora, ho deciso appositamente di non leggere nulla, di non informarmi per niente su questa cordiera, perché almeno non sono influenzato, almeno non dico dovrebbe suonare così, ah in effetti suona proprio come dicevano. No, ho deciso di fare da zero, nel senso non so assolutamente come suonerà questa cordiera, ma lo andiamo a scoprire insieme. Vi spiego cosa andrò a fare adesso e poi possiamo partire con le prove. L'idea di oggi è quella di provare il rullante in varie intonazioni diverse, quindi le solite tre, alta, media e bassa intonazione. Per ogni intonazione vado a modificare la cordiera, quindi vado prima a suonare con una cordiera, poi la modifico e vado a suonare con la stessa identica intonazione con l'altra cordiera. Ovviamente le cordiere le devo cambiare, quindi cercherò di mantenere la tensione costante anche per quanto riguarda la cordiera, però comunque cercherò di tenderle nella maniera più simile possibile. Basta. Quindi cominciamo con il tipo di intonazione alta, cioè la cordatura alta, e vediamo come si comportano questi due tipi di cordiere diverse. Comincerò con la cordiera normale, cioè con la mia cordiera 20 fili normalissima, poi sempre tutto attaccato vi farò anche vedere come suona con l'altra cordiera e passerò da una cordiera all'altra cordiera, così da farvi capire bene qual è la differenza tra una e l'altra, se ci sono differenze, a cosa serve una, a cosa serve l'altra, eccetera. Comunque, il rullante è già accordato, andiamo a sentire le differenze. Ok, prova con il rullante accordato alto fatta, la differenza devo dire che si sente abbastanza, però prima di trarre tutte le conclusioni sentiamo tutte le possibilità. Quindi adesso accordo il rullante un pochettino più basso, cioè faccio un'accordatura media e poi sentiamo la differenza anche lì. La differenza si sente già un pochettino meno, devo dire, rispetto al rullante accordato alto di prima, anche se un po' c'è ancora, cioè quando utilizziamo la cordiera splittata il suono è un po' più secco, non così tanto ma un po' più secco. Comunque accordo rullante ancora più basso, un bel po' più basso, e poi sentiamo le differenze con l'accordatura appunto bassa.
Quindi, come avete potuto vedere, la differenza di suono nella cordiera c'è, però non è una cosa esorbitante, nel senso non è una differenza che vediamo tantissimo e ci fa cambiare completamente il rullante. Allora, con questo però non voglio dire che la cordiera non sia importante, non voglio dire che non ci sia differenza se usiamo una o l'altra, perché come avete potuto sentire, soprattutto se siete messi le cuffie, perché ovviamente da un cellulare è difficile sentire le differenze, la differenza di cordiera si sente soprattutto quando siamo a intonazioni più alte, nel senso quando l'intonazione era alta, cioè nel primo esempio che vi ho fatto, praticamente lì si sentiva abbastanza. Ovviamente è una cordiera, non stiamo parlando di due rullanti diversi, secondo me per essere due cordiere diverse si sentiva tanto la differenza. Il suono della cordiera splittata mi sembrava un pochettino più acuto e soprattutto più secco. La cosa che si sente è principalmente il fatto che il suono è molto più fermo. Nella cordiera da 20 fili è un pochettino più slabrato, poi ovviamente tante volte sono anche solo sfumature, però è abbastanza importante, anche perché la cordiera serve a dare attacco, serve a dare pastosità al nostro suono, eccetera eccetera. Secondo me le differenze più grosse sono state per quanto riguarda il rullante accordato alto. Nel rullante accordato medio si sentivano anche queste cose più o meno simili, ma un pochettino di meno, diciamo, mentre nel rullante accordato basso io ho sentito praticamente niente come differenza. Ma perché ovviamente nel momento in cui andiamo a tirare meno la cordiera, come facciamo quando utilizziamo un rullante accordato basso, e la cordiera deve respirare, quindi non ci possiamo aspettare che si eliminino tutti i vari basi, tutti i vari zzz dei tom eccetera eccetera. Ma attenzione, questo non vuol dire che adesso dobbiamo dire vabbè, allora lasciamoli, chi se ne frega. L'accordatura rimane sempre la cosa più importante, quindi questa cordiera ci può dare una mano, ma non è la cosa che ci deve far dire chi se ne frega di tutto, compro quella e sono a posto. Lavorate tanto sull'intonazione del vostro rullante, mi raccomando, ma come sull'intonazione di qualsiasi parte della batteria lavorateci, perché grazie a quello risolverete un sacco di problemi, tra cui anche il ronzio della vostra cordiera. Quindi detto questo, io direi che per quanto riguarda questa cordiera qua la consiglierei soprattutto a chi usa un rullante accordato alto e vuole un suono molto secco. Per chi sta cercando questa cosa, allora questa è la cordiera che fa per lui, perché assolutamente la differenza si sente. Se non l'avete sentita, mettetevi un paio di cuffie, tornate indietro nel video e andate a sentirla. Secondo me, parere mio, si sente veramente tanto quando siamo accordati più in alto. Nelle altre accordature ci può stare, poi ovviamente è anche una questione di gusti, bisogna fare un po' di prove. Spero di potervi fare ancora delle prove sulle cordiere, perché per quanto mi riguarda è stata veramente molto 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 importante. Quindi non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate di queste comparazioni qua, se a voi sono utili fatemelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti, così almeno oggi ho fatto cordiera, ma magari la prossima volta faccio una pelle, faccio un tipo di accordatura, faccio un tipo di microfonaggio, che ne so, qualcosa. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ovviamente se vi è piaciuto il video lasciatemi anche un like, andate sui miei social Instagram e Facebook, ricordatevi di iscrivervi al canale, andate sul mio canale Telegram e basta, chiudete pure questo video, tanto noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!